ricordo molto di quando ero piccolo, ma mi ricordo che ero spesso felice. Mi bastava un niente, mi bastava tanto così, un amico e un raggio di sole in cortile. Guerre di soldati, supereroi che non morivano mai, e di buoni sempre poi vincevano. E per tutti i piccoli e grandi guai con me c'erano i miei, che la domenica non lavoravano. Niente di grave, tutto si aggiusterà. Niente di grave mai ti succederà. E di brutti sogni che sognerai, vedrai, dimenticherai, se scendi dal letto poi scompaiono. E di sogni belli che sognerai, vedrai, li realizzerai, perché poi ogni giorno ti accompagnano. Siamo chiesti più volte e ci chiediamo spesso quanto valga una vita. Ce lo chiediamo di fronte alla storia di una donna costretta a vendere il proprio corpo che viene uccisa da un uomo. Ce lo chiediamo quando un lavoratore o una lavoratrice la vita la perdono sul posto di lavoro. O quando leggiamo di bambini o di donne incinta finiti sul fondo del mare dopo aver affidato il proprio destino a un barcone. In quest'ultimo caso la domanda potrebbe essere anche un'altra. Quanto vale, quanto costa una speranza? Se si tratta della speranza di dare ai propri figli un futuro migliore, nessun prezzo è troppo alto e nessun posto è troppo lontano. Chiedetelo a Valeria, che la speranza è andata a cercarla all'altro capo del mondo. C'è andata con la sua bambina, che a causa di una malformazione non poteva camminare. E il non poter camminare per un bambino non è solo un limite posto alla conquista della sua indipendenza, è soprattutto un limite alla sua spensieratezza e alla sua fantasia, perché bisogna prima camminare se si vuole correre, ed è correndo che si allenano certe emozioni, come la gioia. Un bambino che corre lo fa sempre sorridendo, a meno che non scappi. Valeria voleva scappare da quella rinuncia per la sua bambina. Da sola però non avrebbe potuto farcela, perché in questo caso per tenere accesa la speranza servivano soldi, tanti soldi. E allora Valeria ha deciso di raccontare la sua speranza, di far conoscere il progetto, il percorso che la sua bambina avrebbe potuto tentare per recuperare quello che il destino le aveva tolto. Il suo messaggio non è caduto nel vuoto, un'intera comunità si è attivata trasformando quel desiderio, quella speranza in una missione collettiva: raccogliere i fondi necessari a far volare Thalia in America, dove c'è una clinica che poteva aiutarla. Sì, perché le protagoniste di questa storia in realtà sono due, mamma Valeria e la piccola Thalia, la sua bambina, che oggi cammina e lo fa ovviamente con il sorriso. E sorride anche Valeria, lo sa che la battaglia di Thalia non è finita, ma si ricorda che scappando da quella rinuncia non ha tolto solo un limite all'indipendenza di Thalia, ha tolto ogni limite alla sua spensieratezza e alla sua fantasia. Mamma Valeria è la nostra piccola, grande guerriera Thalia. Vi vediamo sorridere e di questo ne siamo felici. Arriviamo un po' in ritardo. Il 17 febbraio Thalia ha compiuto 4 anni. A mamma Valeria chiedo di poter cercare di riassumere quello che sono stati per voi questi 4 anni. Abbiamo da poco compiuto 4 anni e sono stati 4 anni
Belli intensi, diciamo. Sono stati lunghi, lunghi, lunghi. Io non sono una di quelle mamme che dice il tempo è volato. No, perché non è volato. Però diciamo che sono stati... Alla fine, ora possiamo dire che i risultati si vedono, ci sono, e questo è una grande cosa. La piccola Thalia adesso ha poco più di 4 anni, cammina nel giardino e rincorre il suo cane e i suoi 4 gatti. Per lei tutto questo è stata una grandissima conquista. La storia di vita di Thalia è un percorso ad ostacoli. Nata all'ospedale di Careggi dopo una gravidanza difficile, solo al momento della sua nascita, i medici hanno scoperto che Thalia aveva una serie di malformazioni congenite importanti. La più visibile era quella alla gamba sinistra. Le è stata riscontrata un'emimelia tibiale con assenza della tibia e una biforcazione del femore, dopo altre problematiche all'esofago, alla trachea e ai bronchi. Nel gennaio del 2018 la bambina è stata sottoposta alla prima risonanza magnetica. Con i risultati in mano, i familiari sono partiti per Monaco di Baviera. Li aspettava il dottor Paley, il chirurgo americano che poi avrebbe operato Thalia in America nel giugno del 2019. È stata dura perché lei ha dovuto iniziare a camminare, lei non camminava prima, lei gattonava e basta. Lei ha dovuto iniziare a camminare con questo ferro alla gamba praticamente. E poi di carattere lei è bella tosta, eh. Per fortuna. Sì, per fortuna, ma anche bella tosta, quindi è stato... Il primo mese è stato tosto. E i primi risultati adesso si vedono? Si vedono, sì. Dopo 6 mesi di fissatore, abbiamo tolto il fissatore e abbiamo messo questo tutore. Lei ora ha questo tutore che all'inizio comprendeva anche la cintura pelvica, invece adesso l'abbiamo tolta, facciamo progressi via man mano. E adesso ha questo tutore che va dal femore fino al piede, più questa scarpa rialzata perché la differenza tra i due arti è di 10 cm. Di queste altre due complicazioni, qual è stata poi l'evoluzione clinica? Come è stata lì? Sta bene dal punto di vista esofago e trachea, sta bene, ovviamente ci sono difficoltà, però adesso sono minime rispetto all'inizio. Lei è stata, non so se sapete tutta la storia, ma lei è stata con la PEG, le abbiamo messo la PEG, insomma lei non si alimentava per bocca per i primi 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni. E ha iniziato a mangiare le prime cose per bocca veramente a 1 anno e mezzo, 2 anni, e da lì piano piano adesso mangia tutto, riesce a mangiare, e da poco abbiamo tolto la PEG, vero? La PEG l'abbiamo tolta, è stato un evento, vero? Una cosa grande, perché togliere la PEG. Banalmente, ma la forza per andare avanti, la nostra piccola guerriera e sua mamma, dove la trovano? La forza si trova l'una dall'altra, penso, l'una dall'altra, dalla famiglia, la vicinanza della famiglia, gli amici, i parenti, quello conta più alla fine. La vita di Thalia oggi com'è? Diciamo nell'ultimo anno, nonostante la situazione che il mondo è entrato nel caos, ecco, la Thalia ha trovato un po' di normalità. Quella normalità che è sparita da tutti, e noi invece l'abbiamo un po' ritrovata, trovata. E lei quest'anno è molto più serena, è tranquilla, è una bambina felice. Ha iniziato la scuola, che è l'asilo per la prima volta, che è un passo importante, soprattutto per lei, perché essendo stata tanto in ospedale, vedeva solo quel mondo lì prima. Entrare nel mondo della scuola per lei gli si è aperto un mondo, si vede, è cambiata tantissimo.
La storia e la tenacia della piccola del comune di Terranuova ha fatto il giro del web. Oggi Thalia corre in giardino con la gioia e l'innocenza dei bambini, ma la sua battaglia non è ancora finita. Noi dobbiamo tornare a 2 anni di distanza dal primo intervento, dobbiamo fare l'allungamento. 2 anni ormai siamo vicini, perché la data del prossimo intervento è il 16 dicembre. Tornerete dal professor Peli, che è stato il primo professore che vi ha dato una speranza. Sì, è stato lui a dirci che la possibilità di ricostruzione c'era. Ovviamente difficile, non è semplice, però c'è. Mentre altri avevano consigliato l'amputazione. In un momento come questo è molto molto difficile chiedere aiuto alle persone. Però chi vuole darvi una mano lo può ancora fare. Sì, lo può fare, sì. E noi ne siamo molto felici, ovviamente, perché sì, come hai detto te, i costi sono tanti. Abbiamo comunque l'aiuto di un contributo da parte della regione, che quello è previsto per casi del genere in cui non possiamo fare operazioni in Italia, e c'è un contributo per aiutarci all'estero, insomma. Ci sono stati momenti in cui veramente eravamo sommersi da più lati, e eravamo, io soprattutto ero una situazione che non sapevo come ne saremmo usciti, ecco, non lo sapevo. Quindi sì, resistenza, quella è la parola. Sì.